Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminata la gara tra Audace Cerignola e Altamura, vinta nettamente dai padroni di casa 5-0. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, mister Massimo Gallo. Mister, è stata in un certo senso una passeggiata, considerando poi come si era messa con l'inferiorità numerica degli ospiti, una vittoria comunque importante, rotonda, 5-0, 9 punti in classifica. Beh, il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite, quindi stiamo facendo le partite iniziando con l'approccio, quello giusto, quello di sbloccare subito il risultato, e questo ci aiuta poi nel proseguo della partita. Paradossalmente siete riusciti a fare i 4 gol, 11 contro 11, poi nel secondo tempo in 9 contro 11 non siete riusciti a creare tante occasioni come nel primo tempo. Guarda, io posso dire una cosa, purtroppo il caldo l'ha fatto pure da padrone, ma anche il campo non ci dà una mano, quindi io ho visto pure i miei, infatti cercavo solo esclusivamente di gestire la palla, perché come ben avete visto qui ogni volta che giochiamo in casa perdiamo un pezzo, quindi dobbiamo stare attenti a curare tutte le situazioni, quindi 4-0, 5-0, l'importante è che si vince poi alla fine. Oggi la coppia di centrali di centrocampo era diversa rispetto al solito, vuoi per la squalifica di Grieco, vuoi per gli infortuni, poi ha lanciato anche Capocefalo, un'ottima risposta la sua, che sarà un Cerignola che continuerà sempre a investire sui giovani. Beh, noi è il nostro obiettivo, infatti cerchiamo di stimolare tutti, cercando di dare possibilità a tutti di dare il loro contributo al risultato finale. Oggi è capitato a Capocefalo, che comunque ha fatto una grossa partita, mi ha dato una grossa risposta da quello che io mi aspettavo. Senza togliere però merito, anche che non voglio lasciare passare a Uccello, che comunque nelle partite precedenti ha veramente fatto grosse partite. Personalmente, nonostante il risultato, nonostante ormai la partita era già in ghiaccio, l'abbiamo vista sempre agitarsi, era una molla comunque in panchina. Io purtroppo caratterialmente sono fatto così, io non mi accontento, nel senso che io voglio che la mia squadra abbia un'identità dal primo al 95esimo, che non dobbiamo perdere, anche perché stiamo costruendo una squadra, stiamo cercando di assimilare un modulo che diciamo nessuno l'ha fatto, e quindi ci vuole continuità e professionalità per 95 minuti. Per chiudere, una battuta sui prossimi avversari: incontrerete San Marco in trasferta, 6 punti nelle prime due partite, che gara sarà? È una delle candidate a salire a quanto pare, poi ci aspettano pure 2000 persone, perché sembra che sono seguiti come noi. Niente, noi abbiamo solo un unico obiettivo, quello di andare là, di vincere, rispettarli, ma perché bisogna avere rispetto di tutti, però il nostro unico obiettivo è quello di vincere la partita. Ok, grazie mister, complimenti. Grazie a voi. Siamo con Flavio Amoruso. Flavio, è arrivata questa terza vittoria consecutiva, la tua seconda partita da titolare, ecco, quanto contava oggi portare a casa i 3 punti? Beh, indubbiamente con l'organico che abbiamo, insomma, abbiamo l'obbligo di vincere tutte le partite, perché insomma è quello il nostro obiettivo. Hai cercato tanto il gol, l'hai sfiorato tante volte, l'hai trovato al 90esimo, che emozione è stata per te? Indubbiamente è bello, perché ho segnato poi davanti a tutti i tifosi qui in casa, l'ho cercato e per fortuna è arrivato. Quanto incide il campo? Ecco, non riuscite molto a concretizzare le tante occasioni che create durante i 90 minuti? Tanto, perché oggi anche c'era una temperatura altissima, quindi il campo era molto pesante. Infatti il secondo tempo abbiamo sofferto un po', appunto, un po' di pesantezza nelle gambe, però insomma l'importante è che è arrivata una vittoria schiacciante e quindi va bene così. Flavio, per chiudere, una battuta sulla prossima gara: troverete sicuramente un ambiente caldo a San Marco, loro sono anche una delle squadre candidate a salire, che partita ti aspetti? Una partita importante, perché appunto il San Marco ha già vinto 2 partite, non so oggi che abbia fatto, insomma, però abbiamo l'obbligo di andare a vincere anche lì, quindi partiremo alla grande anche lì. Ok, grazie Flavio e complimenti.